Partito l'Ostola Guitar Festival, primo concerto presso la Chiesa Monumentale di Baceno, poi ieri sera la serata nella corte del Castello Visconteo di Vogogna. Protagonisti Tres Mundos, ovvero Roberto Traufica alla chitarra, Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Carlos Eltero Buschini al basso. Un trio che miscela e interpreta idee, culture, sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine Italia, Brasile e Argentina. Concerto in nome della contaminazione, tematica questa che riguarda tutto il festival, l'Ostola Guitar Festival. Siamo alla 23ª edizione, in quanto si parla di una programmazione che consta di 15 concerti e che si articola nello spazio e nel tempo attraverso i vari generi musicali. Contaminazione, dicevo, che porta a spaziare dalla musica classica al jazz, dal flamenco alla musica spagnola e via dicendo. Il prossimo appuntamento sarà domani, giovedì 18 luglio, a Monte Crestese, all'aperto, tempo permettendo, e con il Dissonant Ensemble, che è un brano che è un gruppo specializzato nella musica da film, quindi sono melodie molto note ai più. E ci ritroveremo poi sabato 20 in quel di Pedimulera, in Piazza Mercato, con il gruppo capitanato da Cristina Meschia, alle prese con i canti lombardi in chiave folk e jazz. E poi via dicendo andremo a Varso, andremo a Maser il 23 luglio, andremo a Pieve Vergonte e per concludere poi alla fine a Trontano il 10 di agosto.